e tutelare, se ne è parlato in un convegno ad Asiago per iniziativa della regione. La montagna costituisce un terzo del territorio veneto. Fino a ieri era gestita quasi in forma di assistenza, quando invece deve diventare una risorsa, soprattutto nella prospettiva indicata da tutti come vincente, il turismo come volano dell'economia del futuro e una crescita basata su queste potenzialità. Così da Asiago, il vicepresidente della regione Marino Zorzato, nel corso del convegno ospitato dalla comunità montana su paesaggio come risorsa del Veneto. La montagna, insieme con gli altri comparti turistici, aggiunto Zorzato, non può che essere al centro di questo sviluppo in modo nuovo. Il paesaggio, la cultura, i beni artistici, le bellezze naturali, i nostri sapori devono essere la miniera per il futuro con un approccio diverso da quello attuale. La Regione ha assicurato, dalla sede della comunità montana spettabile Reggenza Sette Comuni, la forte intenzione di condividere con tutti il nuovo piano territoriale regionale di coordinamento, il piano paesaggistico, per costruire un progetto vero, realizzabile, non un libro dei sogni che non serve a nessuno. Vogliamo mettere in piedi iniziative che sappiano attirare turismo e fare in modo che il turista, soddisfatto della nostra offerta nel suo complesso, torni e diventi il promotore di questa straordinaria risorsa che è il nostro territorio. A Bassano aumentano gli stranieri, ma non ci sono mediatori.